Enjoy, signori Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui in un nuovo video stealth su Payday 2. Signori, ultimamente mi sto cimentando tantissimo nell'audio, quindi stanno scarseggiando i video stealth, ma comunque non mancheranno. Tant'è vero che oggi ci troviamo qui in un video che mi avete chiesto già tanto tempo fa nei commenti. Come sapete io li leggo sempre tutti e mi ricordo che avevo risposto a uno di voi adesso in uno dei tanti commenti nei video passati, dove vi avevo promesso che avrei portato di nuovo ombre cinesi, ma avrei fatto l'achievement. Non ho idea di cosa stia facendo, una roba del genere comunque si chiama. In poche parole, si tratta di fare ombre cinesi avendo minigun e lanciarazzi. Quindi la cosa è molto molto difficile da fare, perché comunque è anche in realismo, ma ci sono riuscito. E sto facendo appunto questo intro per dirvi, se vi piacciono questi tipi di video, mettetemi un botto di mi piace. Passate in descrizione, raga, che c'è il link del mio canale Telegram. Tutte le cose ve le dirò poi nel commentary, perché non sarà un commentary live ma un post commentary. Quindi raga, un bel like, buona visione. Eccoci qua finalmente, ragazzi, eccoci qua. Ombre cinesi, stealth, realismo, con appunto questo achievement che avevamo deciso. Scusate raga, ma il commentary non è in live ma è in post, quindi anche il non lo posso tagliare, perciò state tranquilli. Facciamo finta che siamo qua vicini e stiamo facendo due chiacchiere seduti sul divano di un bel salotto insieme, ragazzi. Questo commentary fatto in questo modo post è perché, a parte che non sono in webcam, perché è proprio, me lo sto prendendo easy, intanto qua mi stavano già beccando, ma a parte a parlare appunto della missione, cercare come sempre di darvi consigli come faccio da 3 anni a questa parte nello stealth, lo userò anche per scambiare due chiacchiere riguardo sempre comunque Payday o in generale. Facciamo giusto due chiacchiere come dei vecchi amici, facciamo due chiacchiere. Niente, in questo video qua, ragazzi, vi parlo appunto giusto alla presentazione della partita. Farò, come ho detto anche nell'intro a vlog, farò praticamente ombre cinesi in stealth. Però se voi dovesse farlo, voi vorreste farlo, madonna mi sto incartando, dovete mettervi appunto il lanciarazzi e la minigun, la Vulcan, quella che ho io in questo momento, e vi dà la Chimen. Non ho idea di cosa sto facendo. Io ovviamente la sto facendo in realismo, potevo anche non farla in realismo, ma alla fine ho deciso di volerla fare in realismo. E come vedete appunto anche nelle prepianificazioni, poi ve la andate a vedere tranquillamente, io ho preso la pasta termica perché ho pensato potesse essere utile, siccome avendo un livello di rilevamento del 75%, quindi massimo, avendo queste armi, vedete, come vedete è veramente improponibile, difficile. Queste non, una missione si può fare solo stealth, quindi GG. Volevo dirvi un'altra roba, raga, in poche parole. Cosa succede? Che ultimamente mi sto cimentando tantissimo nell'aud. Tutto quello che io non ho fatto in 3 anni giocando a Payday 2, cioè l'aud, ho sempre fatto stealth, ora mi sto cimentando molto di più. Ho visto che sul canale preferite molto di più lo stealth, un po' come me, tra l'altro. Però essendo che, cosa succede? Dopo che fate missioni stealth per 3 anni, in tutti i modi, facendo challenge, facendo dei livelli di difficoltà, tutte quante, capite bene che poi il gioco può annoiare. A questo punto io ho imparato a capire, ragazzi, che le cose si apprezzano provandole, cioè le cose si possono solo provare per capire se ci piacciono o no. Io in questo caso, l'ho sempre detto, non mi piaceva il loud in questo videogioco, perché comunque sono bot, l'intelligenza artificiale quella che è, il gioco non è privo di errori, problemi, ne hanno. Se volete posso farvi anche un video dove vi spiego tutti i problemi che ha questo videogioco, gli errori, i bug, le cose. Però in fondo questo è il mio, questa qua è la cosa che dico in anteprima, è una cosa difficile che io dico, per chi mi conosce lo sa, è il mio gioco preferito. Sì, perché veramente ho fatto praticamente 1000 ore quasi, adesso io non lo so se ci sono arrivato o no, non guardo queste cose, chi mi conosce sa che non guardo queste cose, però mi sembra che ho raggiunto le 1000 ore. 1000 ore, raga, sono veramente tante. Credo che nessun gioco mi abbia mai portato via tutto sto tempo, forse neanche Call of Duty, o forse neanche FIFA, che sono due giochi che io ho sempre giocato, ma negli ultimi anni mi hanno proprio annoiato, ho visto proprio, mi hanno rotto. Ultimate Team, hanno iniziato, se shoppi vinci, queste robe qua a me non piacciono. Ovvio, uno poi fa quello che vuole, non è un problema, però mi ha annoiato proprio. Invece io sono appassionato di calcio, per farvi capire, a me piace tanto, io ho sempre giocato, gioco a calcetto, quindi capite bene che a me piace, però mi ha proprio, sapete quando proprio vi annoia? Tra l'altro vi volevo far vedere quanto sono rimbambito, che io mi perdo sempre in queste fogne e non capisco mai, perché io faccio sempre il passaggio dalla
teleferica, quindi tutto lì. Quindi niente, io volevo dirvi che mi spiace che non piaccia molto Loud, anche se comunque non è che non vi piace, che è proprio calato in sé il gioco, perché comunque con tutti gli aggiornamenti è stato rilanciato tramite Pepo, tramite Luke, è diventata come dire una seconda giovinezza grazie a loro due, grazie a me che ho iniziato a ricaricarli con frequenza e tutto, però adesso di nuovo ricalato perché ovviamente il gioco ha più di 3 anni, voglio dire, ormai ha anche stufato a molte persone. Però comunque a me continua a piacere, io porterò sempre video finché avrò voglia. Quindi volevo parlarvi appunto un po' più delle cose piuttosto che proprio del gameplay in sé. E il Loud per me, a me Mino si dice, però comunque mi ha dato una seconda giovinezza al videogioco, rendendolo più vasto. C'è una missione su questo videogioco, ora vi faccio un'idea. Banca Go, un esempio. Banca Go ci sono diversi modi per finire. Alla fine lo scopo è sempre svuotare la vault, dai, svuotare, mica svolta, svuotare la vault da rapinare praticamente la banca. E fin qua ci siamo. Però ci sono ben tre, se non quattro modi per finirla. E questo è bellissimo. E allora voi direte, come quattro modi? Ci spieghi, signor Random? E io vi spiego subito. Cioè, il modo, ragazzi, è loud, quindi loud si distingue ben in due modi, ovvero la fuga con le fogne, che praticamente si attiva se voi in un modo, adesso si attiva in più modi, però vi spiego velocemente. Se voi prendete un borsone e lo mettete nella gabbia che vi arriva tramite l'elicottero che vi manda Bane e tutte le menate, la gabbia, poi attivate il palloncino, gli buttate dentro il borsone, lo riprendete, attivate il palloncino, allora dopo lui prende, arriva e se lo aggancia, poi anche lì a volte faila, minchia, le ore se non sblocchi autista esperto. Comunque vedete quante cose che vi sto raccontando. Tanto se dovete tirare i giavellotti, raga, non fate come faccio io, se no siete fottuti, non fateci caso. Ma oh madonna, che figura di merda questa qui. Comunque sono OP i giavellotti, adesso li sto usando nel loud. Comunque, quindi questo è quanto. Poi, tra l'altro, se come appunto stavo dicendo, se fate così che buttate il borsone, lo riprendete, attivate il palloncino, l'elicottero prende, se ne va. Senza i borsoni dentro, ovviamente, dovrà il gioco darvi un modo per portarvi i borsoni dalle fogne. Quindi, secondo modo, dalle fogne si può prendere, andare direttamente in un parcheggio interrato e mettere sul furgone la roba. E siamo già a due. Poi si può fare in ECM Rush, come vi ho fatto vedere in La 7 giorni piedi 2, oppure in stealth normale. È vero, sì, che Random mi stai dicendo alla fine di fare in tanti modi, ma alla fine devi rapinare una banca. È vero, però ci sono ben quattro modi per finire quella missione. Pure questa, per esempio, si può fare solo in stealth, perché loud scatta l'allarme dopo 1 minuto, mi pare. Ecco, si può fare in due modi: ECM Rush in 4 o in 3, dove vi portate via tutto usando i jammer, facendovi vedere capaci di farlo anche in 3 minuti, 4 minuti. Invece qua adesso si può fare o loot in stealth, quindi sono già altri due modi. Ora, per esempio, ci sono alcune missioni che farle, vi faccio un esempio, la grande banca si può fare in stealth, io ve l'ho portata, anche se poi alla fine era scattato l'allarme, comunque ve la ricaricherò perché l'ho già registrata, poi vi avevo mandato su Telegram delle foto, avevo mandato su Facebook delle foto dove l'avevo già risvuotata senza registrare, quindi ok, ci sta. Comunque la Big Bank si può fare sia in stealth che in loud. Ovviamente le due modalità sono completamente diverse. In loud dovete prendere un maiale su una gru, buttarlo giù, che dentro contiene la bestia, che sarebbe il grande trapano, fare tutta una procedura. In stealth è tutta un'altra la procedura. Intanto qua abbiamo avuto fortuna perché la Marky Water ha portato il cassone con dentro un artefatto, che tra l'altro noi non prenderemo in questa missione, perché l'importante è riuscire a portarne 12 e andar via, perché come vedete è improponibile con 75% di rilevamento a fare lo stealth. Un po' come in loud mettervi con equipaggiamento stealth, è un po' più difficile ad alte difficoltà. Niente, detto questo, ragazzi, mi sono menato via, non mi ricordo. Ah sì, ok, si può fare sia in loud che in stealth. In stealth è tutta un'altra. Col Golden Grind Casino è un'altra roba. La in stealth ha tutta una procedura. In loud devi prendere un argano, arriva un dirigibile grande quanto un palazzo sopra. Cioè, è stupendo, no? Ci sono vari modi per finire la missione. Tutto questo rende ricco questo videogioco. Inoltre, raga, c'è un sacco di armi. Che è vero che le più forti poi alla fine sono quelle. Però, se imparate a giocare,
ad apprezzare il gioco potete cambiare le armi. Ci sono un sacco di maschere, ci sono tanti DLC, cioè la vastità c'è, inoltre aumentano, mettono sempre nuova roba, quindi è un gioco di 3 anni ma molto, molto seguito. Io lo apprezzo questa cosa perché i giochi quando si fanno e poi vengono abbandonati là, invece così no. È vero anche che i soldi li chiedono e hanno fatto cappellate guardate qua che nabbata, oh mio Dio, proprio qua se sparavi, qua è stata fortuna perché se avesse sparato instant, che a volte lo fanno, sarebbe saltato lo stealth e avrei fallito di nuovo la missione. Sì, di nuovo perché sì, non era il primo tentativo, mi pare che ne avevo già failato uno o due. E poi questo è un po' scommentri, raga, perché non avevo voglia, era una sera tardi, avevo voglia di giocare a Payday, non avevo voglia di sparare, come capita, come appunto vi sto dicendo. Allora in questo caso c'è che mi faccio una bella steltata, ho guardato un po' gli achievement perché sto cercando di platinare il videogioco, ovvero fare tutti gli achievement. Ci sono veramente vicino perché sono, non dico al 90%, ma quasi di tutti gli achievement sbloccati. Adesso ci sono quelli da fare che sono quelli un po' più difficili, cioè ma non difficili per farli, perché è difficile farli, ma semplicemente perché bisogna essere in squadra. Intanto un mal di gola perché sto parlando troppo. Bisogna essere in squadra e bisogna essere in quattro. Ovviamente in quattro, raga, dovete mettervi in testa che io una volta non ci sono, una volta Peppo non c'è, Diablo ha da fare, Eddie ha una cosa, un'altra persona da aiutare, o comunque sta facendo un altro gioco, o ha un suo impegno, Marco ha un suo impegno, sta giocando un altro gioco, o deve fare i compiti, o deve fare... Comunque ognuno deve fare le sue cose, raga, quindi è difficile essere in quattro sempre. Quindi io cerco sempre, quando siamo in quattro, salvo Crash... Crash, ma che cazzo è? Crash è un gioco. Crash, salvo crash di internet, salvo che magari gli salta la luce a Pepo e tutte queste cose qua si possa fare. Comunque io in questo caso, raga, sto portando su tutti i borsoni, poi vi farò vedere un mega taglio che li riporterò giù di nuovo tutti, perché poi decido di fare quell'altra strada. Perciò ragazzi, come si dice, adesso io appunto arricchire il gameplay, oltre a, come vi ho detto, che ci sono alcune missioni che sono ben 4 modi per finirla differenti, che potete attivare gli escape in maniera differente, potete fare una pre-pianificazione completamente differente delle varie missioni. C'è anche appunto questo che arricchisce il gameplay, ovvero gli achievement. Ultimamente Pepo, non ultimamente, Pepo è uno che è appassionato, gli piace platinare i videogiochi, tanto sapete se lo seguite, raga, ne ha platinati parecchi videogiochi, cioè platinare significa proprio finirlo, per fare tutti gli achievement, finirlo proprio al 100%, compresi di tutti gli achievement e cose varie. Payday non è facile perché ovviamente quando arrivi a platinarlo ti mettono altri 50 achievement, ovviamente sempre, devi sempre stare dietro. Ovviamente questo serve perché gli sviluppatori vogliono tenere persone online, calcolando che sia un gioco che sia, che ha più di 3 anni, calcolate che ha picchi anche da, almeno a me è capitato di vedere picchi da 18-20.000 player online, cioè per farvi capire, ragazzi, cioè, non è veramente poco. Fidatevi, non è poco, anzi il gioco merita. Ha problemi, ne ha, tipo il desync, che è una cosa, mamma mia, imbarazzante. Infatti giocare in squadra con un desync del genere, il lag generale comunque che c'è in stealth è davvero complicato. Infatti io lo stealth personalmente mi trovo meglio da solo. Poi ovvio che alcune cose, alcune achievement stealth l'ho dovuti fare anche con altri, tipo con Diablo abbiamo fatto la stazione Murky Water, abbiamo fatto diverse achievement, però è veramente complicato perché se non ostate è capace che il rilevamento vi parte da 0 a 100 e voi siete dietro al muro. Diventa improponibile. Quindi ragazzi, se vi capita anche a voi è normale, non è che siete nabbi, è normale, raga. Infatti da soli oppure siete host, se siete host quello che succede è reale. Quindi se vi vede, vi mettete dietro il muro, non vi vede. Se non lo siete invece no. Innanzitutto raga, io vedete sto svuotando il magazzino. Alla fine ho deciso di non prendere la roba fuori perché con il rischio di movimento così è un attimo. Se adesso io va giro qua a sinistra ce n'era una, ma avrebbe visto instant. Cioè non è che ho il 3 di rilevamento, ne ho 75, inoltre sale proprio a manetta, perciò questo è mi risulta complicato. Infatti poi alla fine mi beccheranno, ma riuscirò comunque a portarla a termine e prenderò il mio achievement. Fatemi sapere ragazzi se questi video così safe, dove vi parlo appunto del videogioco, comunque vi parlo di cose che non stanno prettamente nel gameplay, tanto il gameplay parla da solo, basta che lo vedete e quindi capite già bene questa cosa. Ditemi se vi piacciono. Inoltre vecchio stile, senza web, è molto meno impegnativo ovviamente per me, perché comunque adesso è mattina, sono qua in condizioni, mica rincoglionito a mettermi in web, comunque magari non avevo voglia. Così a volte quando non ho voglia
penso sia bello così. Inoltre vi dico che ho deciso di lasciare un paio di giorni il canale senza video, semplicemente perché non avevo voglia. No, più che altro non è che avevo voglia, infatti ho nerdato molto, ma avevo voglia di giocare senza registrare. Per molti di voi che non fanno video, non sanno cosa vuol dire. Bello è giocare e non registrare, perché non dovete per forza dire la roba, cercare di entrare, dovete semplicemente giocare, così come facciamo tutti. Io ho fatto veramente un botto di ore senza registrare perché mi sto godendo questa seconda giovinezza. Inoltre, diciamo, andiamo a finire, diciamo, quello che è Payday 2 in attesa del 3, che poi tutti mi chiedete sempre, raga. Ci sono notizie ufficiali che dicono che nel 2017, ma quando nel 2017? A gennaio, a maggio, a dicembre, alla fine, all'inizio? Sarà vero? Ci saranno ritardi? Queste cose non le sappiamo, non le sapremo fino a che appunto non ci saranno notizie ufficiali. Perciò al momento non ho voluto appunto far video al riguardo, anche se sarebbe stato più facile, ma meno morale, ragazzi. Queste cose sto cercando di farvele capire. Dire Payday 3, metto nel titolo, ovviamente si sarebbero fatte più scalpore, più visite, ma no, è una cosa stupida a mio avviso. Sapete a me quanto cacchio me ne frega a me di fare 1000 visite in più, cioè per farvi capire, ovvio, mi interessa perché il canale ci tiene, tutto l'impegno, quello che è, però in fondo non lo faccio fino ad arrivare a fare clickbait, per farvi capire. Vabbè, comunque chiudo questo discorso, raga, qua vi ho fatto il taglio cattivo, vi ho fatto vedere che avevo deciso alla fine di portare tutti i porzoni nelle fogne. Sì, è palloso, potevo buttare lì giù e andare giù da sotto e andare nella teleferica che avevo appunto sbloccato, ma alla fine ho pensato che era più safe qua, siccome era già 18 minuti, come vedete che sto giocando, non avevo voglia di failare, rischiare, cose varie. Sto registrando la clip con il taglio che ho fatto, comunque era molto più tempo. Alla fine qua vi faccio vedere che stupidata che faccio, non capisco perché. Guardate che dio, idiota. Avendo già usato 4 cerca persone, non potevo killare anche lei. Avendo i gemmer, alla fine ho deciso, ciao, portiamo questo borsone, gli altri li avevo già portati vicino al furgone e li buttiamo dentro. C'ho circa 50 secondi di tempo per farlo, ce la faccio tranquillamente, no, ma ce la faccio. Qua non vi nego, raga, che non avevo contato quanti borsoni erano, quindi avevo pensato che erano 11 e forse non ce l'avrei fatta. Sarei dovuto andare qua nel piazzale fuori e fottermene uno al volo, sperando che fosse cocaina o qualcosa di leggero, e portarlo via. Invece, fortunatamente sono 12. Io metto giù anche l'altro jammer e via andare. Inoltre, raga, molto spesso mi dite: ma cos'è quella cosa lì che ti esce tipo il jam? È una mod del HUD, la Poco HUD. Tutti usano la Wolf HUD, comunque ve la consiglio perché dicono tutti che è strafiga. Io mi trovo bene con la Poco perché è meno invasiva. Eccolo qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Quindi ho fatto anche un video, basta che scrivete come installare la Poco AD3 e via. Eccolo qui, non ho idea di cosa sto facendo. Finalmente un nuovo achievement, Road to Platypus, no, non so come, Platypus è l'arma, Payday 2. Comunque andiamo a vedere che comunque non ci conviene assolutamente sia come soldi sia come esperienza, perché come vedete, non so, non ho visto quanto ci ho messo, ma ci avrò messo tipo 25 minuti, 28, 30, se non mi ricordo. Per 5 milioni, 1 milione e 3 e 460 mila di esperienza non conviene mai. Andiamo a vedere il Payday, vi invito a passare in descrizione, raga, troverete il link del mio canale Telegram, ci tengo molto, io lì ogni giorno sono attivo. Vediamo il Payday, vi invito anche a lasciarmi un bel like per sapere se vi piacciono questi tipi di video commentari proprio tipo relax, come se voi siete arrivati a casa a scuola, vi mettete lì con le cuffie, telefonino e rilassatevi, guardate il gameplay. A questo punto io non vi trito più, penso che per questo episodio possa bastare da random. Payday 2 è tutto. Enjoy, ragazzi!